In queste puntate, che cosa possiamo trarre dalle riflessioni, dalla lettura che abbiamo fatto delle lettere di Padre Pio, in cui emerge la sua venerazione, la sua adorazione del mistero eucaristico, la sua simbiosi con Gesù e Eucaristia, come sacerdote, ma e quindi anche come cristiano. Padre Pio insegna ai sacerdoti, ma insegna anche ai cristiani l'amore per l'Eucaristia. E qui ricorro all'aiuto del nostro fra Alessandro Dari Pabottoni, che nel suo libro Padre Pio e la preghiera, che vi ricordo, è edita dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina e potete richiedere direttamente alla nostra edizione. E lui dice, sintetizza così, gli atteggiamenti, il modo di amare Gesù e Eucaristia da parte di Padre Pio. La fame e la sete di Gesù, che non è una semplice fame, non è una semplice sete, ma è una fame ed è una sete che lo straziano dentro, lo divorano dentro. Ma anche il timore che non possa celebrare o non si possa comunicare, lo straziano dentro. Poi, lo sconforto che prova quando non può celebrare la Santa Messa, le lunghe ore passate in estatica adorazione dinanzi a Gesù sacramentato. Ecco, è chiaro che quando io non posso incontrare l'amato, è chiaro che mi sento sconfortato, mi sento triste, ma questo è valido per i rapporti umani, figuratevi, quando una persona, quando un'anima tocca l'amore di Gesù, si lascia invadere, si lascia divorare da questo amore di Gesù. E poi la lunga preparazione notturna alla Santa Messa che faceva Padre Pio e non meno, dice Padre Alessandro Dari Pabottoni, non meno i lunghi ringraziamenti. Ancora la commovente commozione sino alle lacrime nella celebrazione della funzione serotina con la recita della visita di Sant'Alfonso Maria dei Liquori, che oggi non si fa quasi più perché in genere la sera si celebra l'Eucaristia, ma che almeno personalmente chi non può partecipare all'Eucaristia può tranquillamente fare questa visita a Gesù sacramentato. Sono piccole devozioni, ma che aiutano a tenere la fiammella dell'amore verso Gesù e Eucaristia accesa. E poi Gesù, ecco, e poi dopo questa, chiaramente, nella funzione serotina c'era la benedizione eucaristica. E Padre Pio dice, fra Alessandro Dari Pabottoni, disapprovava un certo modo inesatto di pregare innanzi al sacramento. E in questo, sottolinea sempre fra Alessandro Dari Pabottoni, anticipa Padre Pio le riflessioni teologiche post-conciliare. Certe ore sante fanno di Gesù, dice a un certo punto, ecco, dice una riflessione che è scaturita questa riflessione dal rapporto che Padre Pio aveva sull'Eucaristia, con l'Eucaristia. Certe ore sante fanno di Gesù un povero pezzente che va in cerca di elemosine. Perché questi piagnistei? Perché non parlare del suo amore, della sua potenza, della sua gloria? L'intransigenza verso chi veniva meno al precetto festivo era tipico di Padre Pio, proprio perché, non perché voleva rimproverare, ma perché voleva far notare alla persona il valore che si era perso, ciò che si era perso. Poi, ancora, Padre Pio aveva la gioia che provava nel comunicare per la prima volta ai bambini lo sguardo intenso, fisso sull'ostia, quasi a penetrarne il mistero. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!